ragazzi, bentornati. Oggi vi voglio parlare di un esercizio estremamente utile per andare a sensibilizzare tutta quella che è l'estensione toracica, ok? Quindi, come vi ho fatto notare in altri diversi video che ho realizzato, lavoro sedentario, come può essere per esempio il lavoro di ufficio, oppure fare il rappresentante, guidare in macchina, fare il camionista, passare tante ore seduti, non fa altro che andare a causare una anteriorizzazione delle spalle, tale per cui vi è una perdita della capacità di estendere il tratto toracico della spina dorsale. Ok, quindi questa postura, questa tendenza ad essere cifotici, può ovviamente male si riflettere su tante cose, fra cui per esempio il corretto funzionamento del diaframma, l'incapacità quindi di andare a utilizzare completamente tutta l'espansione toracica anche nella respirazione che non è di tipo diaframmatico, l'incapacità di andare ad aprire completamente il cingolo scapolo umerale o andare ad eseguire per esempio, mi viene in mente, un buon arco sulla panca piana. Quindi il discorso è: che cosa posso fare per andare a migliorare questa cosa? Ho già presentato in un altro video diversi esercizi che si possono eseguire in ufficio ogni 8 ore, adesso voglio presentarvi degli esercizi che io vi consiglio invece di eseguire in palestra. Nota particolare: se avete delle limitazioni particolari, ok, a livello proprio osseo della spina dorsale, come per esempio le vertebre gulizzate che possono essere diagnosticate con un fisioterapista, questo esercizio non vi darà nessun tipo di aiuto, semplicemente perché la vostra spina non si può estendere. Quindi, prima siate sicuri di non avere questo tipo di problemi. Detto questo, l'esercizio che vi voglio proporre va a combinare la flessione scapolo-umerale e l'estensione della spina dorsale. Ci sono alcuni accorgimenti. Gli esercizi che generalmente vengono usati in questo contesto sono come il primo che vi voglio mostrare. In questo esercizio, se una persona ha delle limitazioni nell'estensione toracica, va inutilmente a forzare la spalla. Quindi è un esercizio che non bisognerebbe fare. L'idea è mettersi nella posizione di non poter andare ulteriormente a forzare la spalla, ma di lavorare solo sulla spina dorsale. Quindi dobbiamo impedire che la spalla vada ad aumentare ulteriormente i gradi di movimento, i resti di movimento. Quindi, come vedete, nell'esercizio che vi propongo io, voi dovete prendere una panca e fare in modo, vista lateralmente, che la vostra ascella sia compresa tra le estremità della panca. Andiamo a prendere con la mano esattamente all'altezza della panca, sulla spalliera, sul bilanciere, su quello che vi viene in mente, oppure un partner che vi tiene giù le braccia, e da questa posizione, dopo aver disteso bene gli arti superiori, averli mantenuti vicino alle orecchie, alziamo bene il sedere in modo da modulare l'intensità dell'esercizio a livello della spalla, anche perché se avete una rigidità a livello della capsula anteriore della spalla potrebbe darvi fastidio in questa zona. Quindi in quel caso bisogna passare ad un altro esercizio che potrò mostrarvi in un altro video. Nel caso non abbiate niente, sapete che comunque è un buon esercizio per andare a sensibilizzarla, ma non è il nostro obiettivo. Come vi dicevo, alziamo il sedere per andare a alleviare la tensione a livello della spalla. Se non abbiamo problemi, possiamo provare ad abbassare il sedere. Come vedete, la spalla e la mano sono fissate. È impossibile andare a forzare ulteriormente. L'unica parte che si può muovere, si può estendere, è esattamente la spina dorsale. E ve ne accorgete perché, diciamo, la parte dell'addome tende un attimo a riterminizzarsi e non si sente stressa sulla parete lombare. Va quindi da sé che se sentite tensione a livello degli addominali è perfettamente normale. È un esercizio perfetto per andare a sensibilizzare gli addominali. Quello che vi consiglio io è andare ad eseguire delle ampie respirazioni con la, diciamo, respirazione toracica, non quella diaframmatica, e cercare un po' alla volta di portare il sedere sempre più in basso. Piccola variante che permette di combinare sia l'estensione sia la rotazione della spina dorsale a livello toracico, che è una cosa estremamente utile, un movimento che viene perso quasi subito dopo che si è finita l'età, l'ultima fase dello sviluppo. Quando raggiungiamo la parte più bassa, uniamo le gambe e cerchiamo di portare le ginocchia giù da una parte e portarle giù dall'altra. Quindi ricordatevi, insomma, tutti questi dettagli. Vi posso dire per la mia esperienza che eseguirlo tutti i giorni è un modo molto utile per andare a ristabilire quella che è una buona estensione della spina dorsale.
Tutto questo va combinato con gli esercizi di rinforzo che devono essere mirati a rinforzare tutta quella muscolatura della parte posteriore che di solito è cronicamente debole. Quindi spero di avervi dato un buon esercizio, adesso non mi resta che metterlo in pratica.